Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle in diretta dal Mobile World Congress. Stamattina siamo da Alcatel e abbiamo girato un po' in questa strana stanza in cui ci hanno portato. Ci sono diverse novità. La prima è quella che stavo stoccacciando in questo momento. È Alcatel Plus 12, è un upgrade diciamo rispetto al modello precedente, Plus 10, quindi un display più grande da 12 pollici, come potete intuire. È completamente detachable, quindi volendo potete staccarlo e usarlo come tablet, girarlo e usarlo in modalità dock o chiuderlo e non usarlo per niente. Ci hanno raccontato che ha un processore Intel Celeron, ma la cosa veramente figa di questo convertibile è la possibilità di inserire al suo interno una SIM che vi permette quindi di lavorare in qualsiasi momento. Ovviamente potete collegarlo anche tramite Wi-Fi. L'unica particolarità a cui dovete stare attenti è che la SIM viene inserita all'interno della tastiera fondamentalmente. Quindi se staccate la tastiera non avete più la connettività con la SIM, ma soltanto il Wi-Fi. Abbiamo visto altre cose curiose. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è il nuovo smartphone A5, che ha una cover che è tutta leddosa, quindi piena di LED, può essere personalizzata. Quindi invece di avere il piccolo leddino davanti che vi dice che notifiche avete ricevuto, avete la cover che si illumina d'immenso. Hanno presentato anche il Move Band, che è un wearable device che però non è marchiato Alcatel ma è marchiato TCL. Stanno cercando quindi di lanciare un po' di più il marchio, che non è notissimo dalle nostre parti. Il band è molto semplice, vi permette di contare quindi le calorie, di contare i passi. È disponibile in due versioni: c'è una versione femminile con il doppio braccialetto e c'è una versione invece maschile con il braccialetto singolo. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a raccattare anche il BlackBerry, perché ci hanno detto che era qua in giro, ma secondo me se lo hanno già fregati e io non riesco a trovarlo. Quindi ci vediamo al prossimo video.